bellissima puntata del tappeto volante. Samantha e Claudia sono, come dire, un po' in allarme perché sul nostro tavolo, ma ve ne facciamo vedere soltanto uno di questi nostri ospiti. Vedete, questi sono scarafaggi giganti del Sud America. Ma il professor Enrico Stella, che è una persona straordinaria, un medico che non fa più il medico, ma fa il ricercatore entomologo, cioè studia e alleva insetti di tutto il mondo, ci ha portato molti insetti qui in studio. Sono in condizioni ambientali ottimali, quindi non avranno alcun danno questi insetti nella visita al tappeto volante. Quelli che vedete sono scarafaggi giganti del Sud America. Poi vedrete anche per esempio un ragno enorme, è un ragno gigante messicano, è un ragno che vive nel Messico. E poi vedrete anche una grande farfalla brasiliana che, pensate, povera bestia, vive solo 7 giorni e questi 7 giorni non mangia. Ecco, che vive a fare. Niente mangia. Lo chiederemo al professor Stella. Poi verrà a trovarci Valerio Staffelli, il tapiratore volante, quel simpatico giornalista che porta il tapiro, l'ho avuto anch'io il tapiro. Ah sì? Per che cosa? Ma per una cosa di ascolti, perché c'è stato un ascolto notturno nelle 1000 notti, il tappeto volante particolarmente basso, allora Ricci mi ha mandato con i suoi complimenti. E quindi Valerio Staffelli, che ieri ha avuto uno scambio di vedute piuttosto vivace con Zucchero, mi dicono, io non l'ho visto, ieri sera Striscia la Notizia, eccezionalmente perché la vedo tutte le sere, e mi hanno detto che la cosa è stata piuttosto tesa. Poi verranno a trovarci le Dolci Manie, quel gruppo vocale che in fondo è nato qui al tappeto volante, sono molto carine, molto aggraziate, questo so che è una parola un po' antiquata, ma io la pronuncio con convinzione. Ma d'altronde. Che parole puoi usare? Che parole posso usare alla mia età, voi dite. E sono brave, cantano molto bene, stanno avendo un grande successo, hanno avuto un grande successo nell'Europa dell'Est, cantando le loro canzoni più popolari. Ed avremo infine Rocco Barocco, uno dei più grandi stilisti italiani, più conosciuti al mondo, che è venuto a trovarci in compagnia di 4 incantevoli indossatrici. Queste 4 ragazze, sì, sono straordinarie. 4 indossatrici che sfileranno e faranno un paio di, chi vuol capire capisca, un paio di sfilate per il pubblico del tappeto volante. Quindi, poi la storia d'amore di Anna e Folco Quilici, ci racconteranno la loro storia d'amore, una storia deliziosa di questo scrittore, giornalista così noto, così autorevole e così simpatico, e della sua simpaticissima moglie. Ci vediamo fra un paio di minuti. Insetti permettendo. Con il ragno gigante, ecco, gli scarafaggi. Mamma mia, come sono brutti. Dagli studi di Tele Monte Carlo, Luciano Rispoli presenta Unforgettable. That's what you Benvenuti cari amici nel salotto di Tele Monte Carlo per il consueto appuntamento con il tappeto volante. Le nostre padroncine di casa, Samantha De Grenè, Claudia Trieste, buon pomeriggio, Marianna, il maestro Giorgio Marconi, che ieri non ha cantato ed oggi canterà di più. È unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Bentornate. Allora, i nostri ospiti. Siamo davvero contenti di avere con noi oggi pomeriggio il tapiratore volante. E colui che consegna per Striscia la Notizia il tapiro d'oro, uno l'ho ricevuto anch'io per la verità, era meritato, quindi l'ho accettato molto volentieri, devo dire. E uno degli allievi preferiti di Antonio Ricci è Valerio Staffelli. Buonasera. Benvenuto Valerio.
senza tapiro. Oggi no, tapiro ricordo. Senti, tu me l'hai già dato il tapiro, conosci bene, tutti. Cara, tu, signore. Benvenuto. Allora, salutino particolare a Samantha. Samantha. Perché sono ancora un po' incriccata. E perché? Conosco da un po' di tempo perché abbiamo fatto un film insieme una volta. Sì, ma stendiamo un velo pietoso perché... Samantha è nello spettacolo da molti anni perché non è più giovanissima come tu sai. Che li dici sì. No, allora, non nascondiamo le cose. Allora, è uno degli stilisti più apprezzati in tutto il mondo, è davvero portabandiera della moda italiana. Oggi farà sfilare per voi che ci seguite da casa, amici, quattro splendide indossatrici che mostreranno le sue creazioni più recenti. Io qui ho un bellissimo libro di cui parleremo anche, vedete? Eccolo qui, 30 anni di creazioni è intitolato questo libro, che è davvero bello, anche tipograficamente molto ben stampato, un libro molto piacevole. Sul tappeto volante Rocco Barocco. Benvenuto maestro, grazie. Lei non ha mai ricevuto il tapiro da Staffelli? Mai. Mai ricevuto? Non me lo non, ma un giorno o l'altro mai. Lei si disponga a ricevere il tapiro. Bene. Tra l'altro è un piccolo rituale piacevole perché ti dà la sensazione di essere... Per alcuni, però. Per alcuni, per altri. Per altri c'è un problema di zucchero. Cioè, sì, la cosa è meno dolce. Chi vuol capire, capisca. Allora, abbiamo finito con i nostri ospiti. Ma come? Una persona, c'è ancora un ospite molto gradito davvero, è una persona davvero straordinaria. Pensate, è un medico che ha abbandonato, ha smesso di fare il medico, ha rinunciato alla professione per dedicarsi soltanto alla ricerca scientifica. È un entomologo e studia e alleva anche insetti di tutti i paesi del mondo. Quindi noi vi abbiamo già fatto vedere, e credo che si possa anche mostrarlo ora, non lo so, uno, ecco, qui ci sono degli scarafaggi giganti. Vedete, del Sud America sono questi che vedete qui, forse non si riuscirà, eccoli. E poi vedremo anche un ragno gigantesco, un ragno messicano, e poi vedremo una farfalla, pensate, l'ha portata qui in studio da noi, una farfalla che vive soltanto 7 giorni. In questi 7 giorni di vita non mangia, non mangia, vive 7 giorni senza mangiare. Si interrogava prima Claudia Trieste, diceva che campa a fare qui 7 giorni. È una domanda legittima, la faremo al professor Enzo Stella. Ah, non Enzo, professor Enrico Stella, allora hanno scritto male il cartello i miei amici. Benvenuto professore, conosce Samantha, lei è una delle nostre farfalle più splendide. No, con le no, ali l'ho più... bombardato, come si dice, di domande prima nel dietro le quinte, perché io sono un po'... Ha un ottimo rapporto con gli insetti. Sì, ottimissimo. Con la nostra Samantha, ha detto che se questa farfalla dovesse abbandonare il suo contenitore, volare nello studio, no, anche lei abbandonerà. Ma io non è tanto la farfalla, sono quelli lì, quegli scarafaggi. Le ho fatto una proposta, cioè le quale? Sue braccia potrebbero costituire un'ottima pista per quegli scarafaggi. Ma guardi, neanche, non so, perché ha per braccia tutto l'oro lunghe, del belle. Mondo. Cioè non... Allora vi anticipo una cosa, ma poi di questo parleremo con... Passi. Il professor Stella. Una volta il professor Stella ha offerto il suo braccio, tutto il suo braccio, a proposito di pista per le farfalle, per alimentare 300 zanzare che erano nel suo laboratorio, dovevano alimentarsi e quindi... Fatto da gavia. Come ha fatto un po' la capa, ha fatto l'alimentatore di queste... ha messo il braccio a nudo e... All'Istituto Superiore di Sanità c'era un ceppo che era stato importato recentemente dalla Nigeria. Siccome le farfalle, le zanzare sono abituate, alcune pongono gli uccelli, altre i mammiferi, uomo compreso, ma alcune sono proprio specializzate nel pungere l'uomo, non si riusciva a farle mangiare. Allora io ero borsista, mi sono offerto, ho passato una notte d'inferno nonostante, gli anni, però ho salvato il ceppo. Guardi professore, che cosa questo serpentone, noi lo chiamiamo così, vedete, è una comunicazione al pubblico. Vi sentite farfalla, zanzara o mantide? O quale altro insetto? Chiamate il numero verde, eccetera, eccetera. Può anche darsi che qualcuno dei nostri spettatori si senta psicologicamente vicino. La mantide religiosa è quell'animale che mangia la testa del maschio. Ecco, dopo durante l'accoppiamento, e l'accoppiamento continua. Per cui ci sono state varie donne che sono state definite mantidi. Cioè,
dopo un incontro, l'amantide... Se non ha funzionato bene, l'amantide mangia comunque il maschio. Durante, non è obbligatorio. Solo nel caso di insufficienza. Ma in genere sembra che sia un bisogno di proteine per maturare le uova, insomma, non è cattiveria, ecco. Magari però mangia il maschio. E mangia il maschio come se fosse una preda qualsiasi. Il maschio continua il suo atto, perché continua a essere sul dorso. Sì, perché il sistema nervoso degli insetti è un po' particolare, non hanno solo il cervello centrale come ce l'abbiamo noi, non soffrono di emorragia se vengono decapitati, hanno vari centri nervosi, per cui gli altri centri nervosi continuano a comandare l'atto dell'accoppiamento. Certo, stavo pensando in prospettiva se questo accadesse anche agli umani. Che perdita per il cinema mondiale, per qualcosa. Allora, dunque. Allora, rinnoviamo i nostri ringraziamenti al professor Enrico Stella. Grazie, che è stato con noi tanto tempo e ha seguito la nostra trasmissione, si è divertito. Altro che. Le è piaciuta? Vedrei tutti i giorni. Allora, vedete, il professor Enrico Stella, medico all'origine, che poi non ha esercitato la professione per dedicarsi alla ricerca scientifica, è insegnante e professore di parassitologia, studio dei parassiti, all'Università di Roma, la prima università di Roma, che è la Sapienza, e ha dedicato, praticamente sta dedicando la sua vita allo studio e all'allevamento di insetti di tutti i paesi del mondo. Esatto. Parliamo subito di questi che sono così apprezzati dalle nostre ragazze, da Samantha, da Claudia. Questi che stiamo vedendo sono scarafaggi, vero? Sì, questi sono scarafaggi. Esatto, sudamericani. Ora, perché la gente ha questa repulsione nei confronti di un animaletto che, come questo, per esempio lo scarafaggio, fa un po' schifo? Sì, però mentre questi sono sterili, questi perché vengono da un allevamento, da un laboratorio, in realtà gli scarafaggi sono molto pericolosi perché mangiano rifiuti. Mangiano anche quelli che vivono in libertà, allo stato libero, non in cattività e non allevati. Ce ne sono molti che vivono in foresta, però quelli che vivono in città. Professor Stella, questa repulsione per gli insetti, perché c'è? Quale ragione voi scienziati date a questo atteggiamento? Questo è un po' difficile. Io, per quanto riguarda quelli velenosi e quelli che, diciamo, trasmettono malattie, lo giustifico perché si tratta di timori ancestrali. Per altri addirittura questa specie di repulsione è ingiustificata, perché c'è addirittura chi prova repulsione per le farfalle. Ora, le farfalle questo sono... ragno, professore, che stiamo vedendo è un ragno? Questo è un ragno addirittura protetto, perché purtroppo con gli allevamenti, con la raccolta da parte di amatori si è molto ridotto. È un ragno messicano, si chiama Brachypelma smithii. E vive a casa mia da 12-13 anni. No. Quindi ha 13 anni quest'anno. Forse ne ha di più. Quando è arrivato, perché mi è stato inviato da un allevatore tedesco, era nato in cattività, era già adulto, abbiamo calcolato che dovrebbe avere intorno ai 25 anni. Ma cosa mangia? Mangia quando sono allo stato libero, catturano piccoli insetti, grilli. Altri ragni, piccoli ragni. Non è velenoso. Tutti i ragni hanno un po' di veleno. Comunque questo non è assolutamente pericoloso. Questa farfallona, povera bestiolina, eccola qui, questa vedete, quella farfalla gigante brasiliana. Questa è quasi un premio del mio amore per il Brasile, perché le dirò subito che questa farfalla e sorella di una ventina di altre farfalle che sono venute fuori dal bozzolo 16 mesi fa. Quando mi è stato telefonato dalla redazione del tappeto volante, mi è stato chiesto: ma lei ha farfalle? Dico: no, in questo momento non ho farfalle, tra l'altro la stagione è tutt'altro che propizia. Bene, la notte è venuta fuori dal bozzolo. Vede, questo è un segno della nostra amicizia destinata a durare nel tempo. Cos'è Caro Papilio? Il titolo del suo libro, cosa vuol dire Caro Papilio? Caro Papilio, io ho intitolato così Caro Papilio, e il titolo è stato accettato dall'editore, dalla stampa, perché
la prima farfalla che io ho allevato è proprio un papilio, il papilio Macaone, che è una delle farfalle poi più comuni che ci siano in Italia, una farfalla gialla e nera, che insieme alla cavolaia si può considerare senz'altro la più diffusa anche in città, anche in città, anche a Roma. Noi abbiamo... Avremmo mille domande da fare al professor Stella, che prenotiamo per un'altra visita al tappeto volante. Vogliamo che lei ci parli delle formiche, ecco, per esempio. Vediamo questo filmato. Però stiamo vedendo proprio il papilio Macaone nel momento in cui sta schiudendo. Questa è la crisalide mimetica. Ecco che sta facendo pressione l'insetto dall'interno per rompere il guscio della crisalide. Ci sono delle linee di minore resistenza che, di fronte alla che sotto la pressione dell'insetto si rompono, e stiamo vedendo che tra poco vengono fuori le ali. È emersa già. Chi ha fatto queste riprese? Le riprese le hanno fatte Fernando Armati e con il figlio Ernesto Armati. Beh, sono delle, sono delle bellissime riprese fatte in natura. È un momento sempre molto emozionante che io vivo con grande emozione. Recentemente l'ho vissuto proprio nello studio di casa mia, questo è stato fatto all'aperto, l'ho vissuto nello studio di casa mia insieme a una cara amica, ci siamo messi per 2 ore ad aspettare che le farfalle venissero fuori, abbiamo rinunciato al pranzo, a un certo momento siamo stati premiati dalla schiusa di queste farfalle. Bene, noi ringraziamo il professor Enrico Stella, gli chiediamo di tornare a trovarci per parlarci di cose di cui si parla nel libro, per esempio si parla delle formiche. Voi probabilmente non sapete, come non sapevo io prima di leggere questo libro, che le formiche sono schiaviste, per esempio. Fanno uso di droga, hanno inventato la guerra. E hanno inventato la guerra. Insomma, ci sono mille bevono cose. La birra, però anche, vedo che bevono la birra ultimamente anche le formiche. No? Le formiche. Professor Stella, grazie mille, torni a trovarci. Ora vediamo il gioco di Samantha. Allora, maestro Marconi, il maestro Rocco Barocco vorrebbe sentirla in una canzone intitolata... Non è peccato. Non è peccato. Questo ci riporta, maestro, ai tempi di Ischia. Ischia, Peppino di Capri. Prima che Marconi cominci la sua splendida canzone, io posso fare degli auguri? Come? Allora, nel nostro studio, dietro le camere, ci sono Ciro e Giacomo che compiono gli anni. Ma no, Ciro e Giacomo. Giacomo e lui, dov'è Ciro? Ciro, dov'è Ciro? Ciro! Dall'altra parte. Andate da Ciro! Non vuole vedere, non si vuole far vedere. Telecamera o non lo vedremo mai Ciro. Auguri Ciro. Grazie a tutti, grazie alle dolci manie, grazie a Staffelli, saluta Antonio Ricci, sempre complimenti per Striscia la Notizia, grazie professor Stella, la riaspettiamo la prossima volta con che? Con dei serpenti. Allora grazie maestro Barocco, il maestro Marconi, non è peccato, ci vediamo domani con Tappeto Volante. Es insomma vaso.